Bella a tutti ragazzi, qui Simo Channel, siamo tornati su un video dove presenteremo la partita di Lazio-Monza. Allora, parliamo un attimo della partita che andremo a vedere quest'oggi. Quest'oggi ci sarà una partita molto importante, prima della pausa per il mondiale, ma comunque andiamo a vedere un attimo le notizie che ci stanno qua. Lazio-Monza, i convocati di Sarri, c'è Immobile forse, Zaccagni out, porca miseria, Immobile recupera forse ragazzi, Zaccagni out, mi aveva fatto un attimo sclerare questa cosa perché Zaccagni out, porca miseria, ha fatto bene nel derby, però voglio dire, Zaccagni out per un infortunio ci sta, ci sta. Ci sta tutto che si infortuna Zaccagni per l'infortunio. Oggi è il 10 novembre. E stasera andiamo a vedere una bella partita, dai. Convocati. C'è Immobile, ragazzi. Chi l'avrebbe mai detto? Tutti dicevano che praticamente Immobile sarebbe tornato nel 2023. Praticamente qui dicono: la Lazio di Maurizio Sarri inizia la marcia di avvicinamento alla sfida contro il Monza. Se non lo sapete, qui questo video si chiama Avviciniamoci a Lazio Monza. Poi vedrete tutto. Cioè, ci avviciniamo alla sfida di Lazio Monza. Il Monza di Berlusconi e Palladino. Il club biancoceleste è pronto ad accogliere i Brianzoni allo Stadio Olimpico. Intanto arrivano buone notizie per Sarri, che ha ritrovato Ciro Immobile. Fantastico, fantastico. Per la sfida di questa sera. Invece è out. È out Zaccagni, visto l'infortunio. E anche Patrick, porca miseria, ragazzi. Ragazzi, questa cosa non mi. Non è che. Cioè, mi dà un piccolo risentimento, ragazzi. Comunque. Allora, i portieri abbiamo Adamonis, quello della primavera, Maximiano e Provedel, della prima squadra. Poi abbiamo difensori, Casale, Gina, Usai, Kamenovic, anche se non sta facendo un granché Kamenovic, Lazzari, Marusic, Radu, Romagnoli. Romagnoli ha fatto una splendida partita nel derby, anche se dicono che non abbiamo toccato palla, ma state zitti romanisti che fate schifo al pifero. Non so se vedrete questo video, non so se lo vedrete, ma spero di sì. Poi centrocampisti, base, c'è Bertini, Bertini lo leverei comunque, vorrei dirlo. Cataldi, Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic, Savic, Vesino, attaccanti, cancellieri, Immobile, Felipe, Anderson e Pedro e Romero. Allora, sicuramente non è che questi giocatori mi fanno impazzire, però ritrovare Immobile. C'è una felicità immensa. Tanto andiamo a vedere le altre notizie, così commentiamo anche le altre notizie che ci stanno. Sempre se me le danno, mannaggia a voi. Allora, vediamo un pochetto. Scusate. Allora, vediamo un pochetto. Praticamente qui ci stanno tutte le notizie. La società chiama i tifosi emozione solo così all'Olimpico. Così solo, cioè, emozioni così solo all'Olimpico. Quindi andiamo a vedere un pochetto. L'emozione per aver vinto il derby contro la Roma. Ma perché mi ritorna indietro, Dio santo, scusate. Mi ritorna indietro, che palle. Scusate. Scusate, Madonna santa, oh, sti siti maledetti. Cioè, stanno i siti che partono così alla capa di cavolo, come si potrebbe dire, alla. No, ma perché? Scusate, sto a fare un casino. Comunque, Lazio. Comunque,
speriamo che sia una bella partita. Allora, praticamente leggiamo le notizie qua. Allora, Lazio oggi si chiude il 2022 all'Olimpico. Trend buono ma migliorabile. Che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire? Andiamo a leggere, ragazzi. Poi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di queste notizie. Con la sfida odierna contro il Monza si chiuderà il 2022 nei bianconcelesti all'Olimpico in attesa della trasferta di Torino contro i gobbi della Juve. I gobbacci nella Juve, maledetti! Maledetti! Juventini stupidi! Comunque, siamo felici di vedere la Lazio giocare contro il Monza. Vediamo un pochetto che potremmo fare. Speriamo che non facciamo un'altra figura di M come contro come si chiama? La Salernitana, perché lì mi ero un po' arrabbiato. L'avevo detto anche nel video. Comunque, ragazzi, io vi saluto. Video sponsorizzato da studioLucaDelMonte.it. Andate sul sito che vi metterò in sovrappensione, cioè sotto nei commenti. E noi ci rivediamo al video post partita di Lazio Monza, che se ci sarà, uscirà domani pomeriggio. Ciao, ragazzi. Forza Lazio, saluto il mio migliore amico che non si sta facendo più sentire per il derby, perché mamma mia, lui sta ancora rosicando. Il mio migliore amico Emiliano Massarone, spero che ti riprenderai da questa batostona. Vabbè. Ciao, ragazzi. Forza Lazio, sempre per sempre. Ciao. Mettete like, iscrivetevi, mettete un commento sulle notizie della Lazio. Se siete laziali, mettetelo. Se non siete laziali, dite la vostra. Fate come cavolo vi pare. Perché questo è un canale libero. Mettete questo benedetto, e non maledetto, questo benedetto like, che arriveranno delle belle. Ciao, ragazzi, forza Lazio, sempre per sempre. E a Roma solo la Lazio, e a Roma solo Emiliano. Ciao, ragazzi.